Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su F1 2016. Allora, ci eravamo lasciati qua in attesa di iniziare le qualifiche del Gran Premio di Cina a Shanghai. Vabbè, in realtà ci eravamo lasciati alle prove, però come sapete vado alle qualifiche. Quindi, detto questo, come sempre, ascoltiamo la segreteria telefonica e basta. Ciao, Poi come stai? andiamo Questi alle sono gli obiettivi qualifiche. per le Che prossime vedo che qualifiche. piove, eh? Che ganzata. Allora, tredicesimo. E poi Verstappen e Verlaine. Ok, quindi direi di andare alle qualifiche. Tra l'altro, per chi non avesse visto il video precedente, deve sapere, un attimino ve lo faccio vedere, che momentaneamente per quanto riguarda la classifica generale, anzi quella piloti, sono messi così. Quella costruttori, diciamo, si può anche non guardare, vabbè, tanto non ci interessa. Perché siamo lì, perché per quanto abbiamo fatto due pole position sia a Melbourne sia a Sakhir nel precedente Gran Premio, scusate, Barbetto. Purtroppo abbiamo vinto solamente una delle due gare, ovvero quella di Sakhir, e addirittura quella di Melbourne abbiamo fatto ridere perché si è presa una botta. Da Vabbè, qualunque paese ci fine. stiate seguendo, benvenuti. Bello, piove, come ho visto prima piove. Allora, assetto. Dani Ciccio, dammi l'iPad. Allora, ci sono intermedi, quindi piove ma non troppo, in base a questo CV. Metto il 4 come assetto, vado avanti, metto, vai, ve lo metto il discorso di velocizzare i tempi, cioè metto la velocità al tempo e guardiamo un po'. L'obiettivo era il tredicesimo, vero? Oddio, non lo sono scordato, la regola sì. Allora, non esce nessuno, non si piace mai. Vabbè, tredicesimo è lì, ok. L'anello sarebbe andare sotto 1,57. Sì, esco perché vedo che tanti, appunto, anzi, addirittura non esca nemmeno. Siamo a 7 secondi, a 7 minuti e mezzo e tanti non hanno ancora fatto un giro. Quindi io esco, come va, va. Se no, bene. Iniziamo il nostro giro veloce, anche se secondo me di veloce c'è ben poco. Con me alla guida in questo Gran Premio, e con queste condizioni lì. Ma raga, deve aver fatto un giro di merda perché ho preso sia ora che prima una botta, cioè già ho fatto la botta con Gutierrez e quindi niente, faccio un altro giro, infatti sono il 22esimo, mamma mia. A regola ora dovremmo almeno arrivare dentro l'obiettivo, invece no, ci carico esagerà e siamo primi. Buono, bella roba. Oh, se dovesse finire così, a regola è la terza pole consecutiva e la terza pole da quando appunto è iniziata la stagione, nel senso siamo noi quelli che tutte le volte arriviamo primi nelle qualifiche. Guardiamo un Le po', è qualifiche proprio finito sono il tempo e siamo terminate. primi, Primo pole punto per position anche un altro stavolta. Oh, entusiasmante gara di un secondo domani. e meno, e Secondo vuol dire con Vettel, l'acqua uno poi, meno, incredibile, Hamilton. Superman. Spero tanto che smetta di piovere e ci credo, cioè ci voglio sperare perché, ci spero perché. E alla radio mi ha detto ha smesso di piovere. Lo so che poi in realtà passa un giorno e può cambiare tutto, però il fatto che ha detto ha smesso di piovere mi ha gasato. Quindi spero che nella gara, anzi, spero che possiamo fare la gara sotto il sole. Comunque si va via clamorosamente a Verstappen. Insomma, ascoltiamo la segreteria perché siamo arrivati nella sessione di gara. Ciao, volevo farti sapere cosa si aspetta il team da questa gara. Buona fortuna. No, no. L'arti non leggo nemmeno tanto, penso si sanno tutti. Oh, via, giù, c'è mia da fare qualcosa? No, il primo, cioè il prossimo che dobbiamo fare è di portanza 8,75, bravo, via. Via, andiamo alla gara. Guardate che bello, col sole. Vabbè, nemmeno nuvola, eh. Allora, ok, via, per fare solamente un pit stop ho deciso di montarmi le morbidi e le medie. Ok, va bene, come sempre mi fido di voi ragazzi. Per ora non avete sbagliato, almeno non così tanto. Insomma, iniziamo la gara, vediamo un po' come. Bene, bene, decisamente bene. Anche Hamilton secondo, non ci ho fatto caso, anziché il magico e simpaticissimo Vettel. Che nel gioco è simpaticissimo Vettel. Allora, la situazione è questa, dopo un giro sembrerebbe che almeno per ora riusciamo a guadagnare qualcosa rispetto agli altri, e perlomeno sembrerebbe, eccoci, aperto bocca, maledetto me. Comunque, sembrava che potevamo un pochino allungare, vabbè, chiaramente era levato tutto quel minimo di vantaggio che avevamo,
Però credo che se lo si fanno sì, possa essere una discreta gara. Vedremo. Possa essere. Ma io battono fuori dalla gara, visto di sfuggita così. Vabbè, meno uno. Vai, Raikkonen Super Hamilton, maledetto, dietro. Via, sempre la Ferrari appiccicata al culo, ce l'ha. Dove va? No, Raikkonen, non mi tocca! Non mi tocca, sai! Superami, puppa! Puppa, bene, dietro. Portate via tutte le pratine, ma sono davanti a te. Vai, dai, giro veloce. Mamma mia. Addio, Raikkonen. Addio, Raikkonen. Dei tutti. Maledetti. E Vettel. Bene, merda. No, questo è il karma. Bimbi, questo è il karma. È quel maledetto karma. Oh, non mi sono fatto niente. Bene, come godo dei per Vettel, bene, ora si vede dove è andata a rifinire. Ho fatto la botta anch'io, però meno male non mi sono fatto niente. Allora siamo qua, dato la safety car, come vedete siamo primi. Perché questo? Perché le altre hanno deciso di rientrare box. Ora, siccome hanno chiesto anche a me, no? Di cambiare strategia. Però io ho detto no, vai, rimango questa via. Non vorrei aver fatto l'azzata, perché magari poi quando rientro al box io, magari di tutte sono troppo davanti, diciamo. O cioè, sono troppo davanti, diciamo che mi superano. Boh, avrò fatto l'azzata. Lo vedremo. Ancora tutte le altre più o meno rientrano al box. Ma stiamo bene, eh. Guarda un po' che c'ho dietro, c'ho Raikkonen, però io devo entrare in box, lui no. Bene, preso il culo, l'ho preso. Madonna santa. Oh, male male, se la safety car non dovesse rientrare in questo giro vado a box, dai. Almeno, secondo me alla fine c'è meno distacco rispetto a quello che ci può essere se vado a box così, un giro normale senza safety car. Credo, eh. Buono, quanto pare la safety car ha deciso di non rientrare, quindi noi si va a box adesso. Guardiamo un po' dove si sbua e a che distanza si sbua rispetto alle altre. Speriamo un po', eh. Anche costa magari di essere ultimi, però speriamo di che non ci sia un distacco netto. Certo che inculata e che dormita, maledetta la miseria. Mancano si scala, eh? Si spera. Ericsson si è superato, ora mancano loro. Vediamo se si riesce a superarli tutti lì. Così, vai. Siamo undicesimi. Dobbiamo cercare di tornare il più possibile su. Più che il prima possibile, tra l'altro. Se è possibile, tutto se è possibile. Via, per ora siamo settimi, eh. Qualcuno si continua a superare, però siamo sempre lontani. Anche se sono i primi, di certo purtroppo non ci si può arrivare, secondo me. Oddio, no. Vabbè, mi si è girata giusta, meno male. Me la sono giocata male, però almeno vi, rispetto a precedenti video. Sì, Dio che palle, però mi ci incazzo di meno. Perché? Perché è una cosa che è dipesa da me. Altre volte no, per quelle mi danno le botte o scoppia una gomma, bla bla bla, Dio, non è colpa mia. Quindi, no, questa era. No, sono una delucidazione sul perché, magari uno dice, ma voi siete incazzato se mette caso succedano queste cose qui. No, in realtà il perché è diverso. Cioè, c'è un altro perché, via. Allora, siamo sesti, no? Allora, vedo. Da qui alla terza, no? Che è massa, fra l'altro. Infatti. Secondo il primo non si sa che fine abbiamo fatto. La cosa buona è che non c'è Vettel. L'importante è che Vettel sia dato di noi. Non so dove sia, fra l'altro, non so nemmeno se si è ritirato, non credo. Però la cosa buona è che non ci sia Vettel.
Non so a quanto ora, vedrai prima quando ho toccato Bottas e ho danneggiato il tettino del lava. A quanto pare. Mettiamo la grassa, vediamo un po'. Vediamo se dà noia. Dai, datemi noia, bravi, così poi recupero. Boom, vai Massa, vai dietro, sì, manca Bottas. Non mi riesce, non mi riesce a superarlo. Dietro, vai, oh, Issa. Sei dietro? Sì, vai. Dobbiamo dare le botte, gentilmente. Allora, intravedo le prime due, incredibile. Anche se sono messo troppo lontano rispetto a me, poi. Iniziamo l'ultimo giro. Fra l'altro, ho fatto il giro veloce. E fra l'altro, anche se purtroppo per me non cambia niente, piano piano, no? Piano piano, piano piano, mi sto avvicinando e mi sono avvicinato ai primi due. Almeno le vedo ora addirittura non solo sulla mappina con pallini ma addirittura sulla pista. E di conseguenza chiaramente ho anche allungato rispetto a quelli dietro, il quarto in questo caso. E niente, vediamo un po' come va a finire. Via, allora dovrebbe aver vinto Raikkonen. Allora ha vinto Raikkonen, vabbè, Hamilton dietro nei terzi. Cosa c'è da dire? C'è da dire che per quanto mi... Sinceramente mi scoccia un pochino il, diciamo, la dormita, no? Lo sbaglio, l'errore che ho fatto per quanto riguarda il pit stop durante la safety car. Va detto che effettivamente, anche Grande se gara dello Zebrai che si probabilmente aggiudica la vittoria. l'ottavo per il primo posto, a differenza di adesso, Luca, che comunque cosa sono, dici? Ed eccoli che diciamo, salgono sul podio. sono La stato partita è costretto ad arrivare rifatta e al ora massimo vediamo come questi terzo. risultati si Va riflettono detto sulla che... classifica Ah, piloti. buono, ora siamo Lewis addirittura Hamilton avanti in conquista classifica la piloti. meta Vabbè, della però sono solamente classifica 6 punti piloti dal primo, che è forte. Hamilton. Va detto che però alla fine sono arrivato nella posizione in cui ero quando è uscita la safety car. Quindi di per sé poteva andare meglio, ma poteva andare sicuramente anche peggio. Quindi possiamo ritenerci soddisfatti, nonostante tutto. La rivalità l'abbiamo addirittura vinta, in maniera molto veloce, fra l'altro. Detto questo, procediamo al prossimo Gran Premio. Ehi, ciao, come stai? Il nostro lavoro con le migliorie procede a gran ritmo, ma credo che dovremmo fare di più per rimanere competitivi. Ecco il rapporto. Questo usa, questa è una son persa. E dipende da me, nel senso, lasciando stare il discorso prove che forse possono darmi qualche punto in più. Cioè, se non c'ho così, che cazzo ne fa? Se non c'ho punti risorse, addirittura ultimamente sono andato anche abbastanza bene e ne prendo di più. Boh, vabbè. Comunque, siamo a Sochi, Gran Premio di Russia. E vabbè, vai, prova libera 1 è una cazzata. Ci vediamo alle qualifiche. Io, nuovo rivale, chi è? Bottas A quanto c'è pare stato e viva c'è bella ristato, rivalità. Verstappen uguale. Ottimo. Vediamo Così un la po', lo gente voglio della più Russia forte, deve così solo pensare perdo. di essere il migliore. Vediamo un po'. Ora è Massa, siamo tornati alla Williams, ma ora è Massa. Vabbè, comunque eccoci qua, una sessione qualifiche, ascoltiamo la Ciao, segreteria. il team ci ha comunicato le proprie aspettative per le prossime qualifiche. Tredicesima, ok, via. Allora andiamo alla sessione vera e propria. Tanto via, non c'è da fare niente, no, vai. Allora, eccoci qua. Assetto 4, perché anche qui ci sono pezzi in cui, secondo me, la macchina più veloce nel lungo va, meglio è, secondo me. Vabbè, le gomme va bene così, non piove a quanto pare, in possessione, ma andiamo avanti come sempre il tempo per vedere quanto fanno gli altri. Allora, andiamoli tutti. Comunque, indipendentemente dal fatto degli obiettivi che mi danno, dato che sembrerebbe che per ora io ce la possa fare ad arrivare. Ora, primo mi sta andando bene, mi sembra troppo, però nelle prime posizioni quasi quasi punterei sempre ad arrivare fra i primi 5. Da ora in poi voglio arrivare fra i primi 5. Quello per me è l'obiettivo principale. Allora, è iniziato il nostro giro. Vediamo un po' se sarà veloce o no. Allora, le ultime curve. Vediamo un po' se è stato un giro veloce, cioè decente o meno. Perché sicuramente guardo solamente la strada, senza vedere eventuali tempi altrui. Vediamo un po'. Di buono scorciato, non mi hanno detto nulla. Primo.
Che dire, ormai ci sono. No, va bene. Sono stracontento e mi sta andando veramente di lusso. Calcolando che siamo il settimo team, addirittura potremmo diventare l'ottavo, come avete visto prima. Quando è venuto Chris a dirci: ehi, bello, vuoi di sistemare un po' la macchina, di potenziarla, perché altrimenti ci superano. Però, caro Chris, per ora siamo primi e addirittura si dà secondi, così, a caso, in qualifica. Bene così, via. Eccoci alla sessione gara, ascoltiamo la segreteria telefonica. Ho informazioni importanti sugli obiettivi per la gara. Nono posto, ok. Via, detto questo, procediamo alla gara. Cerchiamo di continuare su questa, diciamo, su questa strada, via. Perché comunque, nonostante prima siamo arrivati terzi, alla fine siamo messi veramente bene. Siamo solamente a 6 punti dal primo posto, per quanto riguarda la classifica piloti. Ok, c'è il sole buono. Da questo momento in poi il dispositivo audio video ha deciso di fare gli affari propri. Perché? Perché non tanto per il video, che anzi è andato come bene come in tutti i casi, per quanto riguarda l'audio invece ci sono stati dei problemi. Problemi che non so sinceramente a cosa sono stati dovuti e spero che possano esserci in futuro. Praticamente cosa è successo? È successo che improvvisamente tutto l'audio del gioco e anche appunto la voce, insomma l'audio in generale, veniva messo diciamo in modalità eco, ovvero se io dicevo via ora si parte, faceva via ora si parte, via ora si parte, via ora si parte, che poi fra l'altro andando avanti dicevo altro, si aggiungevano e si mischiavano altre cose che avevo detto. Quindi diciamo che questo è il problema che ho avuto e il perché di questa, diciamo, registrazione esterna. Comunque, tracciando questa cosa qua, e invece per parlare della gara, perché quello che conta, cosa c'è da dire? C'è da dire che siamo stati primi dall'inizio alla fine, perché siamo partiti in pole e siamo arrivati alla fine bene primi, nonostante abbiamo avuto comunque una penalità di 3 secondi che comunque avete visto prima di rientrare box, ecco. Non ci ha cambiato per niente la posizione finale, perché comunque abbiamo avuto un grandissimo distacco dalla seconda. E quindi bene così. Fra l'altro non siamo stati, se non sbaglio, ora stavo riguardando anch'io mentre parlo le highlights, perché chiaramente non posso ricordarmelo tutto al 100%. Resta il fatto che siamo stati a quanto pare primi anche quando siamo andati ai box, perché avevamo un doveroso distacco e ci siamo fatti, diciamo, non una strategia particolare, perché siamo entrati ben 2 o addirittura 3 giri dopo la sosta che avevamo programmato, perché le gomme non erano così sfatte. E quindi niente, in poche parole è stata una gara, è stato un weekend decisamente buono, anzi direi ottimo. E niente, per quanto riguarda invece la classifica, che è quella più importante, momentaneamente siamo arrivati in testa, siamo primi, speriamo di rimanerci. E niente, questo è quanto. Detto questo, come sempre arrivo alle conclusioni. Non so fra l'altro quando saranno le conclusioni, perché sto parlando e non so se sono, diciamo, come si può dire, sincronizzato col video. Ma io le conclusioni in realtà sono sempre in pista con la macchina, via. Insomma, e detto questo, il prossimo Gran Premio comunque sì è quello di Catalogna, Spagna, e speriamo di far bene anche là. E niente, detto questo, arrivo alle vere e proprie conclusioni, quindi come sempre in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste 3 cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Via, ci vediamo al prossimo video, ciao!